Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo una maschera per capelli secchi, danneggiati e anche ricci, che sapete che rispetto ai capelli lisci sono anche un pochino più difficoltosi da tenere in ordine. In realtà andrebbe bene anche per i capelli lisci, non però se avete i capelli fini, perché se la tenete su a lungo rischia di diventare forse un po' pesantuccia, quindi magari se avete i capelli lisci tenetela su un pochino meno. Allora, vado ad utilizzare questo prodotto di BioClean, che in realtà è un olio di argane e semi di lino. Se in realtà appunto avete anche altri brand, vanno bene, insomma io mi ci trovo bene con questo qui di BioClean, che utilizzo però pre-shampoo o post-shampoo qualche goccia, non ne utilizzo così tanto. I miei capelli sapete che in realtà sono stra fini e quindi hanno bisogno giusto di essere un attimo idratati. Ne vado a prendere un pochino. Poi, se seguite i miei video da un po', saprete le proprietà fenomenali del rosmarino e quindi vado a lasciare il rosmarino un attimo nell'olio perché mi piace molto il fatto che mi aiuta a non far cadere i capelli. Il rosmarino per me è una manna dal cielo, soprattutto nei cambi di stagione o quando, come in estate, utilizziamo la piscina, il sole, insomma, e quindi i miei capelli rischiano veramente di cadere. Io da sempre ho questo problema e quindi cerco sempre di mettere il più possibile il rosmarino nelle mie maschere, perché noto la differenza quando lo utilizzo e quando non lo utilizzo per una questione di caduta dei capelli. Quindi lo lascio un pochino nel mio olio e poi successivamente, dopo circa un'ora, vado ad applicarlo, almeno un'ora per far sì che le proprietà del rosmarino entrino a contatto con quelle dell'olio. Ecco, questo prodotto, ripeto, e comunque tutti gli oli, i semi di lino e all'argan sono ottimi per i capelli ricci o mossi o sfibrati o danneggiati, però il rosmarino dà quel tocco in più. Spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!